Quando si sente parlare di Bitcoin, solitamente ci sono due tipi di reazioni diverse. C'è chi pensa che Bitcoin sia solamente una truffa, uno schema Ponzi, qualcosa che serva solamente a comprare armi e droga, e c'è chi invece al contrario è un massimalista e ritiene che Bitcoin sia l'unica cosa su cui valga la pena investire, che Bitcoin varrà 500.000 oppure 1 milione di euro e che Bitcoin sarà la moneta del futuro. In questo video andremo a vedere uno a uno tutti i pro e i contro rispetto all'investimento in Bitcoin e come la penso io su questo tema. Iniziamo analizzando i suoi vantaggi. Il Bitcoin è un asset estremamente unico. Tralasciando gli estremismi, ci sta poco da fare, il Bitcoin è completamente unico nel suo genere. Non esiste nulla di simile al Bitcoin ed è anche estremamente improbabile che in futuro esisterà qualcosa di simile al Bitcoin. Inoltre, Bitcoin non è replicabile da nessun governo, da nessuna società e neanche da nessun individuo. Ha una quantità limitata e un'inflazione controllata. Le monete come l'euro oppure il dollaro sono controllate dalle banche centrali, che possono decidere di stampare altra moneta e svalutare quella attuale. I bitcoin, al contrario, hanno un numero prestabilito, non modificabile. Non può uscire domani qualcuno che dice che vuole ci siano più bitcoin in circolazione. Questo perché di bitcoin massimo possono essercene 21 milioni e questo numero, come ho già detto, non è modificabile. Il momento storico che stiamo vivendo è estremamente particolare. Il mercato obbligazionario è in bolla, i rendimenti sono uguali a zero o in alcuni casi addirittura negativi. In pratica tu paghi per dare soldi in prestito. Il mercato azionario è ai massimi storici, sta crescendo anno dopo anno e si discosta sempre di più rispetto all'economia reale. Oltre a questo ci sta da considerare anche il rischio inflazione. Negli ultimi anni, infatti, a causa del coronavirus, gli stati e le banche centrali hanno stampato più moneta di quanto non avessero mai fatto in precedenza. L'America, ad esempio, in un solo mese del 2020 ha stampato più moneta di quanta non ne abbia stampata negli ultimi 2 secoli. Proprietà. C'è poco da dire, questo è il punto secondo me più importante e che ha reso il Bitcoin una vera rivoluzione. I soldi in banca non sono tuoi, sono nella tua disponibilità, ma non sono più tuoi nel momento in cui tu decidi di depositarli in banca. La banca infatti può bloccarti il conto, può bloccarti alcune transazioni, il sabato e la domenica la banca è chiusa e nel caso in cui tu avessi somme superiori ai 100.000 euro, la banca potrebbe utilizzare i tuoi importi per evitare il fallimento. Sì, i tuoi soldi, faticosamente guadagnati e risparmiati, aiuterebbero quella bellissima istituzione a continuare il suo splendido business senza neanche avere l'obbligo di doverteli restituire. Ecco, con Bitcoin tutto questo viene eliminato, spazzato completamente via. Nessuno può pignorarteli, controllarteli, bloccarteli oppure decidere che tu oggi possa prelevare oppure no, come è successo in Grecia nel 2017. Ti ricorda qualcosa? O anche come è successo in Italia nel 92. Tempismo. Negli ultimi anni Bitcoin ha avuto delle performance veramente incredibili, incredibili soprattutto rispetto a qualsiasi altro tipo di asset. Basti pensare che solamente negli ultimi 4 anni Bitcoin ha aumentato il suo valore di oltre 5.000%, ovvero vuol dire che il suo prezzo ha aumentato di più di 50 volte. In pratica, se tu avessi investito 1.000 euro 4 anni fa, in questo momento il tuo capitale sarebbe di 50.000 euro. Bene, tieni presente che tutti questi numeri Bitcoin li ha fatti senza che le mani pesanti, ovvero coloro che gestiscono veramente tanti soldi, come fondi di investimento, hedge fund, oppure grandissimi investitori, avessero messo già le mani in questo asset. Bene, ha fatto questi numeri in un momento storico in cui era veramente poco conosciuto. Fino a pochissimo tempo fa, me lo ricordo perfettamente, Bitcoin era visto come qualcosa di nicchia, qualcosa per piccoli investitori, piccoli speculatori, oppure magari dei nerd fanatici dell'informatica. Bene, questo concetto nell'ultimo periodo è completamente cambiato. Le istituzioni, i governi, le società stanno iniziando ad investire in Bitcoin e accumulare giorno dopo giorno, mese dopo mese, le proprie posizioni investendo proprio su questo sottostante. Aziende come Tesla, Mastercard, PayPal, Samsung hanno già iniziato direttamente a investire in questo settore. Tesla, ad esempio, molto recentemente ha comprato 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin utilizzando le proprie riserve di liquidità aziendali. È estremamente probabile che anche altre grandissime aziende come Apple, Amazon, Google oppure Microsoft inizieranno ad entrare in questo mondo. Questo vuol dire che la domanda di Bitcoin sarà sempre maggiore e come abbiamo detto prima, l'offerta non è modificabile. Non possono essere stampati o creati più Bitcoin per cercare di adeguarsi alla domanda. Quindi vuol dire che se la domanda dovesse aumentare e l'offerta rimane la stessa, il prezzo, come è successo da 10 anni ad oggi, continuerà a salire progressivamente nel tempo. Resilienza. Il prezzo di Bitcoin negli ultimi 10 anni ha subito fortissime correzioni che sarebbero state difficili da recuperare per qualsiasi altro tipo di asset. In alcuni casi il suo prezzo ha toccato anche il meno 90%. Bene, tutti questi crolli Bitcoin li ha sempre tutti recuperati tornando ben al di sopra del prezzo iniziale. Molto spesso nei forum su internet si legge di Bitcoin come fosse una bolla. Per
Per quanto mi riguarda, Bitcoin non può essere considerato una bolla, perché una bolla per definizione nel momento in cui scoppia non si riprende. Bitcoin invece negli ultimi anni ha dimostrato sempre in ogni occasione di essere resiliente, ovvero Bitcoin a seguito di qualsiasi crollo ha sempre ripreso le sue quotazioni iniziali, andandole anche a superare di tantissimo. Per farvi capire storicamente quanto Bitcoin fino ad oggi sia stato sottovalutato, dichiarato tantissime volte per morto come bolla scoppiata, vi lascio in descrizione un sito molto carino che conta quante volte le testate giornalistiche hanno dichiarato Bitcoin morto. E ad oggi siamo a 397 volte. Basta considerare che Bitcoin ha 10 anni, il che vuol dire che ogni anno Bitcoin viene definito circa 40 volte all'anno morto. Decentralizzazione. Anche questo punto è veramente fondamentale per capire a fondo uno dei maggiori pregi di Bitcoin. In pratica, tutto l'ecosistema di Bitcoin funziona senza che ci sia nessuna azienda, nessuna persona o nessun governo a controllarlo. Questo è un vantaggio veramente enorme perché rende Bitcoin qualcosa di infermabile, qualcosa di incontrollabile e incensurabile. Nessun governo, infatti, neanche il più potente del mondo, come potrebbe essere l'America, può decidere se fermare, se vietare o se bloccare il Bitcoin. Quindi, in sostanza, al contrario del mondo attuale, in cui ci serviamo delle banche che fanno da intermediari per qualsiasi transazione, quindi se io voglio inviare una transazione a Mario Rossi, io chiedo alla banca la possibilità di fare la transazione e sarà la banca a predisporla, a dirmi di sì e a far arrivare la quantità di denaro inviata al destinatario, con Bitcoin tutto questo non ci sta. Non ci sta nessuno che ti può bloccare, controllare o gestire la transazione. Il network è completamente libero e non c'è nessuno al mondo, nessun governo, nessuna legge, nessun esercito al mondo che possa fermare questo. La rete quindi è completamente libera. Ad oggi l'unico modo per bloccare Bitcoin è levare internet contemporaneamente a tutto il mondo. Insomma, è un'ipotesi estremamente improbabile. Per correttezza di informazioni voglio specificare che ci sono anche altri metodi per cui Bitcoin potrebbe fallire e quindi perdere completamente di valore. A mio modo di vedere, questi metodi, come ad esempio il 51% attack, sono estremamente improbabili e quindi voglio trattarli specificatamente in un altro video in maniera più tecnica. Sicuramente bisogna ben tenere a mente una delle regole più fondamentali della finanza, ovvero alto rischio, alto rendimento. Se quindi Bitcoin potrebbe essere sul lungo termine un ottimo investimento, bisogna ricordarci in maniera costante che Bitcoin rappresenta anche un alto rischio. Questo per diversi punti di vista. La detenzione. Se è pur vero che Bitcoin è un qualcosa di decentralizzato, che quindi non utilizza nessun intermediario, bisogna sempre ricordarsi che la responsabilità del proprio investimento in Bitcoin è completamente personale. Se si commette un errore non c'è modo di rimediare e si paga col proprio denaro. Per possedere Bitcoin o spostare i propri Bitcoin, spiegato in maniera molto semplice, basta avere una chiave privata, ovvero una specie di password molto lunga e molto complicata. Bene, se qualcuno ti dovesse rubare quella password, quel qualcuno avrebbe completamente accesso al tuo portafogli e quindi avrebbe la possibilità di smuovere quello che è all'interno e di sottrarti i fondi. Se quindi questa password, questa chiave privata, appunto, te la perdi, te la dimentichi oppure te la mangia il gatto, beh, non puoi farci nulla. Ti dice qualcosa questa storia? Oppure quest'altra storia? Ok, basta. Avrei potuto mostrarti decine e decine di immagini contenenti persone che hanno smarrito la loro chiave privata e quindi perso i loro fondi. La volatilità. Come potrebbe essersi già intuito, Bitcoin è un asset estremamente volatile. Per volatile si intende un asset che ogni giorno ha importanti oscillazioni. Bitcoin infatti ogni giorno può fare meno 10, più 20, più 40, meno 60%. Questo rende Bitcoin un asset estremamente difficile da gestire e sicuramente non per tutti. Quindi insomma, chiunque decida di investire in Bitcoin deve essere pronto a subire importanti oscillazioni oppure a esporsi in maniera marginale nel proprio portafoglio, così da evitare importanti oscillazioni sulla totalità degli investimenti fatti. Per questo motivo, per molti investitori è saggio investire in Bitcoin una percentuale non troppo grande del proprio portafoglio, come ad esempio può essere il 3, il 5 o anche il 10%. La fiscalità. Bene, Bitcoin è un asset talmente nuovo e particolare che non rientra praticamente in nessuna definizione. Da un punto di vista fiscale, quindi, gli organi competenti sono un po' in difficoltà nell'inquadrarlo. Ad oggi, infatti, non c'è una chiara lettura, una chiara normativa che garantisce all'investitore la certezza di sapere come gestire dal punto di vista fiscale questo asset. Per quanto mi riguarda, è sempre preferibile consultare il proprio commercialista per gestire al meglio questo aspetto. Tieni presente a mente, però, che anche i commercialisti possono essere in difficoltà. Questo perché non esiste una specifica normativa in merito di criptovalute per capire dal lato fiscale come vadano gestite. Non è regolamentato. Come aveva detto, Bitcoin è praticamente impossibile da regolamentare. Bisogna però considerare che le regole nella finanza tradizionale servono anche a tutelare l'investitore. Per
Per quanto mi riguarda, quindi, l'assenza di regole in alcuni casi può sicuramente essere un pericolo per un investitore poco esperto. Nei prossimi video spiegherò nel dettaglio, ma in maniera molto semplice, come investire in Bitcoin, dove comprarli, quali piattaforme utilizzare e soprattutto come gestirli dopo averli acquistati. Quindi, se dovessi essere interessato, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video.